Regime degli impatriati. Cambia tutto perché a partire dall'anno prossimo ci saranno delle modifiche sostanziali probabilmente all'attuale regime, quindi ci saranno tutta una serie di modifiche che renderanno l'applicazione dell'agevolazione soltanto a pochi soggetti. C'è però una possibilità per continuare a usufruire delle attuali agevolazioni per i soggetti che intendono trasferire la residenza all'interno del nostro paese, ed è quello di cambiare la residenza fiscale entro il 31/12 del 2023. Quindi, qualora tu intenda rientrare nel nostro paese, ti suggerisco di pensarci, come si dice, a stretto giro, con una certa celerità, perché hai soltanto pochi mesi per prendere la residenza in Italia se vuoi usufruire del vecchio regime, che è molto più agevolato rispetto a quello che verrà probabilmente delineato. Attenzione però, perché il trasferimento della residenza deve essere certo e deve essere soprattutto provato all'Agenzia delle Entrate qualora tu non sia iscritto all'AIRE. Quindi, qualora tu sulla base delle norme che sono contenute nelle convenzioni contro i doppi imposizioni risulti fiscalmente residente all'estero e diciamo vuoi ritornare ma non sei iscritto all'AIRE, devi, come dire, premunirti in modo accurato di una prova autentica sull'effettivo trasferimento della residenza in Italia, perché qualora ciò non avvenga e tu fossi oggetto di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, ti verrebbero disconosciuti tutti quelli, diciamo, ti verrebbe disconosciuto il regime agevolativo con l'applicazione ordinaria delle imposte. Quindi massima attenzione, mi raccomando, se intendete trasferirvi entro il 31/12/2023 e usufruire del vecchio regime, che è migliore rispetto a quello che vedremo. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, continuate a seguirmi, alla prossima. Grazie.